Faenza prova a far ripartire destro, attenzione al contropiede della squadra di Sannino, destro sfonda centralmente, grande giocata, ancora destro, finisce contro Balzaretti, a terra destro, cartellino rosso, subito l'espulsione dopo 70 secondi, il Palermo rimane in 10 sul contropiede di destro, Gama ha giudicato chiara occasione da rete e ha cacciato la Balzaretti. Ho detto subito di no perché mi ero accorto che c'era già un altro difensore del Palermo, adesso se possiamo rivedere. Cartellino, 4 minuti di gioco, un rosso e un giallo. Sì, anche questa munizione, secondo, non so, non è stato. Allarga il braccio, va a colpire Vitiello, Igor Budan. Era fuori nettamente. Sì, sì, sì. Abbiamo rivisto bene in questo replay la parte, tocco per Brienza. Brienza in aria, calcio di rigore. A chi regarai ha toccato Brienza. No, assolutamente no, avevo ragione, ho visto bene subito, guarda. Del Palermo. Budan, inserimento di Nicolas Bertolo, al limite, contatto con Rossettini, vorrebbe il rigore Bertolo, Gama fa segno che sarà calcio. Il rigore ci può stare, Federico, perché la palla la prende Bertolo. Beh, sicuramente non è calcio d'angolo, no? Perché non mi sembra che Rossettini abbia toccato la palla. Tocca la palla Bertolo e poi c'è il contatto Rossettini. L'arbitro sbaglia due volte. Una a non dare, secondo me, il rigore, perché visto quello che ha dato prima, e poi la palla la tocca Bertolo, quindi. È un rosso quantomeno dubbio, insomma, sembra non esserci, perché Miccoli sembrava recuperare, anzi era lì proprio a due passi, poteva recuperare per questa partita, è stata troppo condizionata, troppo decisa da quel rosso immediato per Balzaretti, è difficile anche dare un giudizio, no? Poi sulla prova del Palermo. Purtroppo Gava è stato troppo impulsivo in due o tre episodi che hanno un po' compromesso così la partita del Palermo.